Scotti, voto 9. Come direbbe José Altafine alla pagina 1 del manuale dei buon portiere, sta scritto non farsi trovare mai impreparati, specie quando i tiri in porta, a seconda dell'avversario, sono rari, la distrazione è in agguato. Il bravo portiere, i gol per la sua squadra, li segna così. Cassaforte. Brighi, voto 8. Il pupillo del popolo biancorosso, un complesso di scaltrezza, classe e velocità, infiocchetta sotto l'albero tre gol dai suoi, sbucando all'improvviso contro Fiorenzuola, Castelvetro e Correggese, castigando i portieri avversi, in continua crescita ad ogni modo, spumeggiante. Petti, voto 6,5. Alleluia, alleluia, gioca bene davvero dopo un inizio un po' così. Con le buone e con le cattive ferma gli avversari infilando anche un gol contro il Castelvetro. Esordisce nella sua Imola dando una mano alla sua pseudo squadra, ma dopo 5 ceffoni viene tirato al lucido divenendo maestro della propria area, profeta in patria. Giua, voto 7. Se Steinberg fosse un appassionato di calcio, oggi lo scritturerebbe. Per girare il prossimo film prova a prendermela, la palla naturalmente, meglio di DiCaprio, da Oscar. Guiebre, 8,5, è talmente immenso il suo serbatoio di classe che con uno scatto bruciante alla Caglione e Quadrado manda gli avversari all'inferno. Non contento spalanca praterie da urlo, bruciandosi e fumandosi addirittura l'erba sintetica del Neri. Azioni così 40 anni fa le faceva un certo Garrinca. Si iscrive al club amici di Guea, tentando gol proibitivi dopo essersi sciroppato tutto quasi il campo di corsa. Totem. Arlotti, 7. A inizio campionato si concede una gita fuori porta a modi turista dalla domenica per poi crescere alla distanza, mandando di traverso i picnic al proprio marcatore di turno. Così, dopo aver acceso il cielo alla Madonna, decide di farsi perdonare con prestazioni da urlo, giocando alla ruota della fortuna, comprando la S di Scott e l'unica vocale, la di Arlotti, per la più semplice delle soluzioni, andare a bersaglio. Enalotto. Simoncelli, 6,5. Il suo muoversi spumeggiante manda in tilt gli avversari, non stranamente ispirato sotto rete, dopo averci provato più e più volte senza fortuna, decide che la cosa giusta da fare è puntare su un altro cavallo, scommettendo subito alla cassa, ai box, per infortunio, rientra e si vede reintegrato. Buonaventura, 9. Parte dalla panchina, si accende con la bacchetta magica, torna ad essere il vecchio Harry Potter della sfera di cuoio che comincia a piene mani a regalare preziosità e perle d'autore, trovando perfino il modo di scattare con scatto ficcante in azioni avvolgenti, urlando a squarciagola in caso di gol. La classe non è acqua. Ambrosini, 6,5, paradiso ed inferno, gol e poi continue noie muscolari che lo costringono a rimanere spesso ai box, ma ad ogni modo Vasco Rossi suggeriva una cura, 10 gocce di Valium per tornare a colpire e risanare la perdita offensiva, basti leggere le indicazioni pro e soprattutto contro, abile cecchino. Cicarevic, 8,5, tutto molto bello come direbbe Pizzul, ma anche fino a se stesso, dopo le piedate ricevute, manda in apprensione i difensori avversari, ruba pallone usufruendo della magia di Mago Merlino, vedo e non vedo, imposta con l'intelligenza del suo idolo, Dejan Savicevic, sbuca dalla panchina facendosi trovare pronto e segnando, andando al bersaglio in 7 occasioni, amaro, Montenegro. Pasquini, voto 6, pronti via, guardate la stressata brusca col quale si mette nelle condizioni di andare con la bomba da fuori, specialità della casa si dicono, vive di testa e di gambe, sono i suoi strappi e le sue invenzioni a far suonare tutti gli allarmi del Neri contro la San Maurese, quando fa urlare a gol il popolo di fede biancorossa contribuendo al passaggio del turno in Coppa Italia, tutto fare. Righini, 6,5, indovinello, chi è il genio fulmineo che spalanca la tua strada verso i gol? Lui, che col passare dei minuti si muove da una parte e l'altra del centrocampo, andando a battere anche il corner o qualche calcio piazzato. La nonchalance, quasi da flemma, gli permette un portamento all'Albertini, grinta da vendere e quel vizietto dei gol che non manca, condottiero. Baiola, 5,5, si batte come un ossesso, sempre pronto a scodellare palloni verso il cuore dell'area avversaria, ma mancano tempo e faro di illuminazione. Singolosisce in caso di giocate importanti per poi divenire sornione e volare in alto con i palloncini della Grabo. Si dà Luna Park, sposta il suo divertimento in campo, in Friuli lo richiederanno a gran voce. Viti, 9. Lui che in campo ride sempre, anche se gli infilano calcioni, distribuisce assist pregevoli che i compagni decorosamente sprecano, superbo controllo in corsa e lui a tempo stesso fionda e sasso. Grande personalità e pelle di gioco sparsa, piedi mani per tutto il tempo. Gioca con una continuità impressionante, non rivederlo a Rimini il prossimo anno rispedendo l'intera sociaria non sarebbe un affare per il calcio sontuoso. Montanari, 6,5, gioca da terzino, da centrocampista, sbatte e si batte come fosse un giocatore operaio, fa tutto bene con lucidità e ispirazione, anche se da immacolato ad Imola quando andò a bersaglio, spesso la battuta indirizza il pallone verso Marte, comunque dotato di buona ispirazione, ma fremente.
Mazzavillani 5 e mezzo, arrivato a Rimini come Pasquini con la fame di grande calcio, si spegne alla distanza, anzi forse da subito, non trovando quella tranquillità e serenità necessaria, vola sulle ali dell'entusiasmo, attento però a non sbattere, da rivedere. Valeriani 6 e mezzo, buona alla prima rientro in Serie D, come si dice in gergo, capace di fare davvero tutto perché la classe non è acqua, come Giove e Pluvio dalla sua nuvola incomincia a scagliare fulmini che a volte inceneriscono gli umani, dove non arriva di piede, arriva di testa, li avvolge il nastro tornando la scorsa stagione per rivedere i Valeriani migliore. C'eravamo, tanto amati, da Dario SV, dolce e delicato come un Ferrero Rocher, si vede poco all'orizzonte, ma se l'appetito vi mangiando, allora dovrà dotarsi di quella santa pazienza, santo e subito. Cola SV, una telefonata allunga la vita, se fosse stato ancora attivo il vecchio spot della Telecom con protagonista Massimo Lopez, Cola avrebbe chiesto di non giocare alla partita in eccellenza dello scorso anno contro il Cervia, recupero lungo e delicato, nel frattempo in attesa di chiamata. Dormi SV, non ci sono trucchi e non ci sono inganni. Non gioca e se gioca gioca poco, con la Savignanese si mise in luce in una serata di ottobre contro il Rimini nella precedente stagione, quando in giornata comanda il pallone come pochi, azioni joystick di inserimento ma rimane relegato in panchina, in attesa di vedere le sue magie dal vivo, ci accontentiamo di vederlo a FIFA 2018. Muccioli 6 e mezzo, gli errori ci sono, ci stanno, il gioco se ne è visto poco ma la classifica parla da sola. Zaccheroni, ex allenatore di Inter, Milan, Juve e Lazio, tanto per rimanere in Emilia Romagna, un giorno raccontò che da piccolo sussurrava ai cavalli. Se Muccioli avesse sussurrato qualche parola e tanti scontenti, magari oggi sarebbe ancora in sella. Righetti, SV, troppo presto per giudicarlo, si dice che chi ben comincia sia a metà dell'opera. Debutto fortunato con vittoria sulla panchina biancorossa in casa della Correggese. Ora la strada più lunga è quella che porta verso la C.